Ciao a tutti bellissimi e benvenuti su Minecraft. Oggi andremo a vedere come si costruisce una casa da sola. È una cosa abbastanza assurda a sentire a dire in questo modo, però è così. Ci hanno detto che questa casa si costruirà da sola. Non sappiamo come, abbiamo semplicemente messo la mappa e abbiamo detto vabbè, vediamo come funziona, ma qua non c'è. Non abbiamo provato niente, ragazzi. Non sappiamo neanche come fa, quindi sarà strano. Sì, esatto. Qua c'è il creatore, vabbè, però non ti dice niente. C'è un baule, ho visto appena entrato, però è vuoto e non c'è scritto niente neanche qui. Non ci sono cartelli, non c'è un tubo, però ti dà sto spazio e bom. E probabilmente si costruirà qua la casa, perché non, altra, non credo dato, in acqua. No, però ti ha fatto lo spazio apposta. Tra l'altro il sito è carino, guarda che sì, Everest c'è qua, è assurdo. Però ho sto occhio e c'è scritto Euclides House. Ho detto, per supposizione, devo lanciare l'occhio e dove lancio l'occhio si costruisce la casa. Dici? Io dico così. E ma quindi lì cosa c'è scritto tipo su? Non su c'è scritto roba? Un tubo, c'è scritto creato da... Il creatore Euclides, ragazzi, che tra l'altro è famosissimo all'estero, è un grandissimo... Sì, fa mappe per la gente, ma fa cose, ragazzi, assurde, fa le case, le prigioni, fa mappe... Le mappe in generale. Esatto, ecco. Quelle mappe che vedete su YouTube inglese, insomma, la maggior parte sono fatte da lui. Adesso andremo a vedere se è figa o meno. Infatti, vado? Sì. Non so, proviamo dall'alto così. Io ho paura che poi magari faccio una cosa stupida. O magari non succede niente. E si sminchia la casa, tipo esce un po' qua ed esce un po' sugli alberi. Non so neanche quanto sia grande sta casa. Non lo so. Vabbè, io provo. Ho premuto. Non è successo niente. Yes. Riproviamo. No, non è successo. Aia. O magari devi semplicemente droppare la con Q. Oh, è vero. No. Mmm. Però aspetta, dato che abbiamo droppato l'occhio e poi abbiamo cercato, insomma, di lanciarlo, però non è successo niente, ci deve essere un altro metodo per forza. Ma non so cosa, cioè cosa devo fare, mangiarmelo, devo tenere premuto, mangiatelo sto occhio, mangialo! Però aspetta, c'è la cassa. Sì, ma è vuota. Dici che dobbiamo metterlo? Dai, vero, proviamo. Sì, non così, ragazzi, così no. No, però scusa, ma perché il mouse che a volte fa un click, a volte due. Oh! Oddio, mi allontano, che paura. Sì, come mi esplode. No, baule di ender. Ha lanciato un faro. Ma qual è un faro? Oddio. What? Sembra un'infezione. Sembra che si stia... Oh mio Dio, una macchina. Oddio. Ah, ma che cos'è? L'aria è bellissima, guarda qua. Raga, vi giuro che non l'abbiamo mai visto. Ma guarda come le lancia. Ma no, raga. Le fiamme del camino. Le fiamme del camino, raga. No. Ah no. No, sai cos'è? È tipo che lui lancia l'argilla e col fuoco diventa mattoni. È vero. No. Oddio, scusate. No, vabbè. Guarda che figata, Lari. Oh mio Dio. Cioè, guarda gli erboscelli. Oh mio Dio. Ha finito? No, non ha finito. No, oh, togliti che come Madonna. Minimo distruggi tutto. No, 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 perché qua non ha come arrivare. Questa è la casa in sé. No, raga. Ma quanto è bello. Ma, Lari, tutto il periodo in cui ne abbiamo costruito era una bugia. Potevamo fare questo e si costruiva. Sì, voglio vedere poi i circuiti sotto, no, ragazzi. Sai cosa dovevamo fare? Dovevamo fare le nostre case e poi facevamo una cosa del genere e la casa si costruiva da ciao. Sola. No, dai, voglio vedere che circuiti ci sono dietro sta roba, ma... Che o Command Blocks, va a sapere cosa ci sia dietro. No, raga, boom, è bellissimo. Boom, 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 è una delle cose più belle che abbiamo mai visto. È un cannone, guarda che figata. Sì. Finisce nella tramoggia. Ah, ma lui le spara nella tramoggia e poi sì. Va nel lanciatore. Oddio, no, fa vedere com'è. E tra l'altro è moderna, ragazzi, esatto. Questo è il bello. Non è una guarda di quelle case schifosissime. Ah, ma lui lancia la sabbia e poi diventa vetro. Madonna, raga. Ma che figata. Che cosa figa. No, vabbè. Cioè, ma poi è pure bella, e questo è il punto. Appunto, ha pure il sensore di luce. No, raga, fantastico. Ma dai. E quelli azzurri cosa sono? Tec. Ah, vetri. Madò, okay. Raga, che no, bella. No, ma quanto che... è figa. C'è pure arredata dentro, sì. Perché c'è le librerie e qualcosa lì, ma quello lo vedremo dopo. No, dai, raga, sono... ciao. Questi... ciao. Ah, ha finito? Ha finito. No, boom. Oddio. Cos'è? È il recinto, tipo. What? Cos'è sta roba? Oh mio... Sì, è il recinto. È tipo il... Oh mio Dio. No, hai visto le guarda... scale? No, oddio. Si sta arredando. Si sta arredando dentro da solo. È finito. Già arredato. Wow, raga. Wow, raga. Sono spettacolo. Stati i 3 minuti più belli della mia vita.
Cioè, guarda qua che figata. No, ma la soddisfazione nel vedere tutto che va al posto giusto. È stata una... Guarda qua. Sì. Costruito tutto il giardino. Bellissimo, tra l'altro. No, è una figata, raga. Il è un genio questo qua, tipo. Qua la porta che si apre, entri. Giardinetto, ma il giardinetto non l'ha toccato, ha fatto semplicemente i cancelli. Sì. Poi, ma qua che il vetro si è alzato, sì. Il baule è entrato. No. No, dai, entriamo. Allora, vediamo. Vabbè, il caminetto ci sta, è quello che ha fatto subito, sì. Tipo tatatatata con l'argilla. Però come fa a non bruciarsi? Vedi, ma che c'è il legno accanto? È vero, è strano. Di solito dovevi fare tutta la cosa che doveva essere esatto. Separato, boh, eccetera. Qua ci sono dei pulsanti, acciarino, vagone con cassa, sì. Mi sembra. Qua occhio dell'ender armatura. Aspetta, proviamo questo. No, vabbè! No, vabbè. No, queste cose. E il pulsante per accendere o spegnere. No, raga. Guarda, c'è l'acciarino nel disto. No, vabbè, bellissimo. È bellissimo. No, vabbè, dai, non sminchiamolo, sì. Vabbè, lo tengo acceso questo. Forse è successo fuori qualcosa. Non so, ho chiamato un carrellino. Cos'è il taxi? Non lo so. C'è qualcosa. Vabbè, no, vabbè. Sto carrellino lo vediamo dopo. Ah, eccolo. Quindi. Ah, e magari ti metti le cose dentro. Ah, è vero. Aspetta. Tac. No, ma quindi è scomparsa. Hai di nuovo quello slime che plof. No, vabbè, dai, che figata, che Vlad. No, no, vabbè. Ci sta. È un genio. Sono innamorato. E questo? È uno spawn, è una farm. Di. Esatto, è una farm di perle di Ender. Wow, che figata. Bellissima. Questo so già cos'è, perché è quello dell'armatura che scende. Esatto. Ormai questa l'abbiamo vista. Questa l'abbiamo vista. Secondo me ormai è una cosa facilissima per loro da fare, sì. Visto che la fanno tutti. Oh, dobbiamo farla anche noi, eh. Sì, infatti dobbiamo capire come si fa e la facciamo assolutamente. Cioè, guarda che figata. No, lo so, è bellissimo. E questi armature. Quattro. Poi c'è il faro che è messo in mezzo alle balle. Ma non so serviva come... solamente per accendere. Questo secondo me è l'illuminazione. Sì, infatti. Esatto. Bellissimo. Poi, vabbè, qua le casse, sì, che carbone ti metti, è esatto. Vuoto. Ti metti quello che devi. Baule di Ender. E poi c'è sto occhio qua che... Oh, però vedi che c'è un pulsante. Ah, l'ho raccolto. Empi. Non lo tocco. Ah, è scomparso pure questo, sì. No, figo. Figo forte. Qua sono vuote, ma pazienza. E poi cos'altro c'è? Ah, c'è la scaletta qua. Il lettino qua. Ah, il lettino qui. Della serie ti svegli, crolli giù. Ma infatti pensa qua. Boom. Bluff. Ok, no, muori. Vabbè, è una figata però. Tra l'altro vedi che c'è l'uovo di drago qua. Sì, 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 sì. Non serve a niente, è solo estetico, però. Però ci sta. Questi qua non so se sono decorativi o servono a qualcosa. Secondo me sono decorativi, Vlad, per forza. Non possono essere collegati a niente, quindi per forza saranno collegati. Cioè, saranno messi a caso. E poi questi li abbiamo provati tutti, mm-hmm, giusto? Sì. Volevo vedere tipo senza distruggere l'impianto. Sai cosa? Facciamo Game in Game Mode 3, esatto, piuttosto che spaccare le cose. Vediamo un po'. Oh mio Dio. E io che pensavo fosse una cosetta da niente. Dio, guarda qua. Qua è la fornace. Tra l'altro fornace con tramoggia. Ah, questa dovrebbe darti la carne fresca. Qua ci sono le armature. Vedi, è lo stesso identico. È la stessa costruzione di quella casa lì circondata dalla lava che avevamo visto all'esterno. Quindi questo è l'impianto, dovrò imparare a farlo. Però vedi che ti avevo detto che ci sono i command blocks per forza. Sì, 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 ma per esempio questa non è sui command block. No, questa no, però vedi dall'altra parte. Guarda, ciao raga. Questo è un server, ragazzi, di command block. Guarda! Vabbè. E basta. Cioè, guarda qua. Ma come qua. Fai? Cioè, te lo devi prima progettare su un foglio. Ma è mostruoso. Guarda, il bello è che ogni command block collegato a un altro ha uno scopo. Non è che questi blocchi sono messi a caso, ragazzi. Qua? What? Cos'è? È il sottosuolo. Oh mio... Ah, ma era una prova, secondo me. Questo è un test. Un test, dici? È una zona di test. Vedi che è uguale. Sì, sì, sì. Wow. L'abbiamo scoperta. E qua? Guarda qua. Se l'è scritto in spagnolo, per quello è spagnolo. Sparisci i blocchi. Sì. Chest mode. No, vabbè. Vabbè, è pazzia. Ma come fa uno a fare tutta sta roba? Mi chiedo. Ma sai quanto tempo ci avrà messo a farlo qua? Ma poi tra sbagli, tra tutte le prove, il far, diciamo, combaciare tutto, ragazzi, è veramente difficile. Madonna. Immaginatevi solo quante volte si sbaglia, per esempio, con un semplice circuito di redstone. Figuriamoci qua. Esatto. Che poi questi common blocks, se ci pensi,
non sono per le costruzioni che ci sono in casa, perché quelli sono semplicissimi impianti di redstone, l'armatura, la carrello da miniera. Questi semplicemente sono per la creazione della casa. Esatto. Renditi conto che bordello. Che tra l'altro sicuramente prima avrà fatto la casa in sé per vedere un attimo cosa gli servisse. Esatto, l'ha costruita normalmente, poi ha fatto blocco per blocco. Ma infatti, pazzissimo. Per una casettina così, con delle cosine quanto carine, lavoro. Che noi ci siamo divertiti quanto? 10 minuti su sta cosa? Il lavoro di 3 mesi probabilmente ci sono qua sotto, dai. Una roba, non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo che ci fosse stato un lavoro della Madonna dietro, mi aspettavo qualche command block, mi aspettavo 4-5 command block, ma non 100, qua ce ne saranno 100-200, dai. È un lavorone veramente pazzesco, ma la casa ragazzi. È fantastica, cioè questa è una delle mappe una delle mappe più belle che abbiamo provato. È decisamente bellissima, è durata niente, ma è ovvio, però è una di quelle mappe che dici molto speciale, me la scarico e me la uso per il survey. E invece vabbè, noi con tutti i mondi survi che abbiamo ci mancherebbe solo questa, però dai, una casa tanta roba, veramente da, mi è piaciuta da 9-10, soprattutto anche per il fatto che non l'abbiamo mai vista ragazzi, quindi è stato veramente un wow tremendo. Ce ne saranno altre sicure, però questa, vedere l'argilla che diventava mattoni sul momento senza sapere quello che sarebbe accaduto, è stato questo veramente un pezzo forte. È vero che non l'abbiamo visto niente, noi non abbiamo visto assolutamente niente, quindi è stato tipo una first reaction, una roba del bellissimo. Genere comunque ragazzi, speriamo che questa casa vi abbia lasciati a bocca aperta, non che vi sia piaciuta, vi abbia lasciati scioccati. Io sono rimasto ci sono rimasto malissimo, è impressionante. Comunque ricordatevi di droppare un like se vi è piaciuta, di iscrivervi se non avete già fatto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!